Oggi, su richiesta di alcuni consiglieri, si sta tenendo un consiglio comunale per approfondire le problematiche del contratto che lega il Comune alla Tradeco. La Tradeco non è partecipata dal Comune, ha vinto questo bando, ha cominciato a erogare i servizi nel 2014, a febbraio del 2014. L'amministrazione è dovuta intervenire più volte per far sì che comunque il servizio venisse erogato in maniera puntuale e costante, e quindi ha dovuto anche sanzionare per la mancata erogazione di alcuni servizi. A questo punto, dopo le sanzioni, che cosa potrebbe accadere? Noi auspichiamo che il contratto venga rispettato e possa essere erogato un servizio all'altezza, anche perché il Comune di Montesilvano eroga sistematicamente e in maniera puntuale tutti i pagamenti. Ci aspettiamo che la Tradeco faccia la stessa cosa. Nelle settimane scorse abbiamo attivato un tavolo di conciliazione presso la Prefettura perché la Tradeco non era stata adempiente nei confronti dei pagamenti, nei confronti dei dipendenti. Questa problematica si è risolta, mi auguro che per il tratto a venire non ci siano più di questi problemi. Di lei esclude che ci possano essere dei disagi per la cittadinanza? Ma i disagi sono connaturati al servizio in sé, perché purtroppo chi mi ha preceduto, la precedente amministrazione, ha sbagliato a mio avviso, e non soltanto a mio avviso, a pensare di poter fare nel 2014 e nel 2015 un sistema di raccolta stradale e non puntare su una raccolta porta a porta, che ci avrebbe fatto raggiungere dei livelli di differenziata adeguati e quindi anche un abbattimento dei costi.